Buongiorno e bentrovati, siamo qui nella Vision Plaza di SIGEP Expo al Pala Congressi e adesso apriamo il prossimo talk. In questo talk parliamo di sostenibilità, una sostenibilità declinata sul mondo della produzione industriale. Lo facciamo insieme all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Lasciatemi quindi introdurre i relatori, benvenuti ad Erika Sesti e Matteo Doveri dell'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Grazie per il benvenuto, è un onore per noi essere qui oggi in questa nuova versione virtuale del SIGEP. L'anno scorso eravamo lì presenti, quest'anno ahimè è più complicata, ma ci fa molto piacere essere presenti anche così. Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità, ringrazio moltissimo gli organizzatori per averci dato questa possibilità. Grazie. Grazie a voi della disponibilità. Bene, abbiamo mezz'ora, cerchiamo di approfondire al meglio questo tema che offrirà, sono certa, molti spunti. Grazie. Grazie. Bene, incomincio subito io. Ne approfitto per presentarvi l'Università di Pollenzo. Non so se tutti hanno avuto l'opportunità di visitarlo o di sbirciare sul nostro sito. Chi è l'Università di Pollenzo? L'Università di Scienze Gastronomiche nasce nel 2004 per volontà di Slow Food e il suo obiettivo è quello di formare i futuri professionisti del settore alimentare grazie ad un approccio innovativo alla gastronomia attraverso un design didattico basato su due punti fondamentali: un approccio multidisciplinare alle scienze gastronomiche e un approccio esperienziale legato ai viaggi didattici. Il perché è nata l'Università di Scienze Gastronomiche è per questo motivo. Prima del 2004 il cibo a livello accademico veniva studiato in tre diverse macrocategorie, in tre diverse discipline anzi, la nutrizione sotto medicina, le scienze agrarie appunto sotto agraria e le tecnologie di processo sotto biotecnologia. L'Università di Scienze Gastronomiche accomuna queste tre aree disciplinari insieme all'area antropologica, filosofica, culturale, in modo tale che si dia importanza al rapporto uomo-cibo anche a livello culturale. La nostra università è un'università piccola, ogni anno ospitiamo 550 studenti, però è un'università internazionale, infatti il 44% dei nostri studenti sono appunto internazionali, provengono da tutto il mondo, grazie anche a un progetto molto bello, quello dedicato appunto alle borse di studio, che permette di avere a Pollenzo veramente una varietà di nazionalità incredibile. Al momento abbiamo all'incirca 92 provenienze diverse nel corpo studentesco. In quale settore lavorano i nostri laureati? A noi piace dire che formiamo una nuova figura professionale che è il gastronomo, una figura professionale che entra nel mondo del lavoro, come possiamo vedere da questo grafico, in tre grandi macro aree principali, che sono il buyer, il commerciale, il marketing e la comunicazione. Questo perché ovviamente i nostri studenti hanno una passione e competenze verticali sul mondo food che gli permettono di entrare all'interno del mondo del lavoro con grande passione e grande dinamicità. Ecco perché in questi settori sono i più rappresentati. Ovviamente non sono gli unici. Come vediamo, c'è chi lavora nella parte di processo, nella parte di produzione, nella parte di catering e di messe collettive, come consulente gastronomico, come giornalista e come critico. Un grande valore che noi diamo alla nostra piccola università è la grande rete che ci contraddistingue da sempre. La rete dell'Università di Pollenzo è costituita dagli ex studenti, di cui sia io che Erika Sesti facciamo parte, una rete internazionale, come abbiamo visto, di più di 2.900 persone in giro per il mondo, una rete concreta pronta ad aiutarsi sempre quando vi è la possibilità. E poi ci sono le comunità di Slow Food, gli chef, le osterie e i ristoranti, che andiamo a incontrare molto spesso durante i viaggi didattici in giro per il mondo, e poi, non per ultimi ovviamente,
il nostro network di sostenitori, di enti e aziende che ne fanno parte. Abbiamo, diciamo, a livello parallelo del management dell'università, un'associazione che si chiama Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche, di cui fanno parte tre categorie di soci: i partner strategici, i soci sostenitori e le istituzioni. Oggi siamo qui con Erika, che oltre ad essere una nostra ex studentessa, è una dipendente Bridor, è uno dei nostri partner strategici internazionali. E il club dei partner strategici è appunto il club di riferimento di aziende e di istituzioni dell'Ateneo e rappresentano gli interlocutori privilegiati per progetti di ricerca, formazione e innovazione. Dopo questa breve introduzione di quella che è l'Università di Pollenzo, veniamo al tema dell'intervento di oggi. Come università da sempre abbiamo creato un link, perché è naturale che ci sia, tra le tematiche ambientali e le tematiche di produzione e di consumo di cibo. Questo ha fatto sì che 3 anni fa, grazie al lavoro svolto dal nostro docente Franco Fassio, che ha scritto un libro dedicato alla circular economy del settore food, abbiamo delineato un hub, una cornice culturale, che ha come base 3 C. Queste C, che le chiamiamo così per ovviamente facilità di comunicazione, si basano su questi 3 macro temi. Il capitale, quindi la preservazione del capitale naturale, culturale ed economico. Per noi l'economia circolare deve avere un obiettivo molto chiaro, quello di preservare sempre maggiormente il capitale naturale, quindi la biodiversità, il capitale culturale, quindi le tradizioni, le conoscenze, i valori, e tutto questo deve essere economicamente distribuito equamente. Il secondo aspetto su cui si basa il nostro pensiero sulla Circular Economy for Food è quella di ciclicità, ovvero di aumentare l'estensione e la metabolizzazione e la rinnovabilità dei prodotti attraverso lo studio di processi che possano garantire appunto un ciclo continuo e un minor spreco di cibo in questo caso. Ma tutto questo è possibile solamente grazie alla terza C, che è la coevoluzione, ovvero tutto ciò che comprende la solidarietà, il dialogo, la cooperazione, la condivisione e il benessere. Per avere una qualità di sistema reale è fondamentale che qualsiasi progetto legato alla sostenibilità ambientale o economica sia strettamente legato anche a ciò che è sostenibile da un punto di vista sociale. Quindi noi ci muoviamo con una forte motivazione anche nei progetti che svolgiamo con le aziende di ricaduta sulle persone. Ora lascio la parola a Erika, che introdurrà un breve dialogo con voi fatto da parole chiave su che cosa rappresenta un prodotto alimentare oltre ad un bene di consumo e commerciale. Grazie, ciao Erika. Ciao Matteo, grazie di nuovo per questo invito. Come ha già detto Matteo, sono qui in doppia veste, sia come alumna dell'Università di Scienze Gastronomiche, ormai qualche anno fa, sia come Key Account Manager per il Food Service per Bridor, che è un'azienda di produzione industriale di Croissant, che negli ultimi anni ha preso parte anche alle edizioni di SIGEP e che ha sempre trovato come SIGEP un punto d'incontro per le realtà di produzione e ovviamente tutto quello che è il buyer o gli acquirenti che dir si vogliano. E mi fa anche piacere pensare di partire proprio da questi due ruoli che sembrano diametralmente opposti. Invece, da quello che poi è dalla mia esperienza di Pollenzo, mi piace pensare che questi ruoli debbano imparare a comunicare e meglio. E così abbiamo pensato anche un po' con Matteo di ragionare su che cosa volevamo comunicarvi quest'oggi. Senza utilizzare paroloni, senza utilizzare delle cose che fossero distanti dal nostro modo di vedere, delle cose semplici ma a nostro parere efficaci. Questo lo dico perché a volte, ne parlavamo giusto anche prima, mi dico, ma sai come funziona ancora oggi la trattativa commerciale? A volte non parte con il piede giusto, o meglio, io vendo croissant,
un potenziale cliente vede il prodotto, la prima cosa sulla quale si basa, la prima domanda è il prezzo. A quanto me lo vendi? Sorrido, ma non perché io non voglia rivelare prezzi o chissà quali politiche commerciali strane, ma semplicemente perché prima di tutto ci siamo dimenticati di parlare di prodotto e poi di tutto quello che ci sta intorno, che è un po' quello che ci prefiggiamo di parlare oggi. E quindi, perché no, un nuovo approccio che parte prima di tutto dal prodotto. Il prodotto va raccontato, spiegato. Alla fine sappiamo che si tratta di un bene di consumo che ha delle specifiche caratteristiche che possano essere tangibili. Però è anche importante dal nostro punto di vista, dal nostro approccio, la possibilità di raccontare una storia. Questo che cosa vuol dire? Non di raccontare una favola o di raccontare qualcosa che non esiste, ma bensì raccontare degli elementi tangibili che parlino sì di prodotto, ma anche tutto ciò che va oltre il prodotto. Non mi piace l'idea di dire dietro, è come non dargli valore, ma invece tutto quello che ci aiuta a costruire questo prodotto e quelli che possono essere i valori che scopriamo attraverso alcuni termini. Uno lo vediamo già scoperto ed è il termine origine. Origine significa principalmente provenienza. Siamo fortunati, abbiamo delle normative che ci aiutano molto in questo senso e quindi anche non solo come potenziali acquirenti, ma anche proprio come consumatori abbiamo il dovere di imparare a leggere queste etichette e ad informarci su quella che è l'origine dei prodotti che andiamo a consumare. Infatti mi piace pensare che dobbiamo vederci un po' oltre, non solo come consumatori, ma come consumatori, ossia il consumatore che sa che le proprie scelte possono influenzare davvero il mercato e quindi diventare un consumatore più consapevole. Ci sono poi tante altri aspetti legati all'origine, quindi anche l'importanza di capire da dove arriva un prodotto e perché arriva da questo paese piuttosto che da un altro. E quindi tutto quello che possono essere legami attraverso tante altre parole chiave che adesso vedremo. Una, in primis, è l'innovazione. L'innovazione significa un'azienda quando è innovativa, quando introduce dei concetti nuovi, quando lancia dei nuovi prodotti, quando utilizza degli strumenti nuovi. Però a volte questa cosa non è percepita anche nelle sfumature, quelle più semplici. Ad esempio, pensiamo al mondo del surgelato, nel quale parte delle realtà che espongono a SIGEP sono presenti. Il surgelato, soprattutto nel mondo della panificazione, spesso viene guardato ancora in maniera un pochino distorta, come se il prodotto non avesse delle caratteristiche altrettanto valide, altrettanto importanti. Invece si tende a non rendersi conto che alla fine la surgelazione è un'innovazione che permette di ridurre l'utilizzo di conservanti e quindi è un metodo di conservazione semplicemente basato sul freddo che ci permette di allungare la shelf life del prodotto e di far raggiungere il prodotto i posti più disparati di questo mondo. Altri termini che abbiamo visto, e sicuramente è quello più importante, era quello sul quale si basa anche un po' il titolo del nostro talk, è la sostenibilità. Vorrei condividere con voi la definizione di sviluppo sostenibile, che quindi si riallaccia al tema della sostenibilità. E l'ONU la definisce, mi permetto proprio di leggerla in modo tale da darvi le parole nella maniera più corretta possibile, definisce lo sviluppo sostenibile come uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Questo ci dice molto, ci dice che in passato spesso le produzioni industriali non erano attente a determinate problematiche relative alla sostenibilità. Invece, oggi più che mai, questo può diventare un punto di forza delle aziende e un punto anche di comunicazione, cioè quelle che sono le attività svolte in termini di sostenibilità vanno anche giustamente comunicate e non solo fatte. E queste azioni di sostenibilità sono volte a tante tematiche. Una di queste può essere sicuramente il territorio e il legame col territorio.
Questo perché si parla a volte di filiera. Ma che cosa racchiude il termine filiera? Il termine filiera legato al territorio significa l'impegno di un'azienda per utilizzare quelle che sono le risorse del proprio territorio in maniera corretta e in maniera sostenibile per portare un prodotto sul mercato. Cioè, quindi l'idea di dire tutti i passaggi devono essere fatti in sintonia con quello che è il territorio, perché abbiamo necessità che questo territorio continui a supportarci nelle nostre attività. Anche perché poi ci sono anche tante altre cose che si legano pari pari, come il benessere. Il benessere può essere visto sotto tanti punti di vista. Pensiamo anche solo al benessere animale. Oggi tanto si parla di benessere animale nel campo dell'alimentare, perché c'è tanta più informazione, c'è modo di vedere di più le cose. Pensiamo in un'azienda di produzione come può essere quella della croissanteria. Anche solo la scelta di iniziare a produrre con delle uova allevate provenienti da galline allevate all'aria aperta. Cioè, questi cambiamenti che vanno comunicati e spiegati ai consumatori, perché il benessere animale deve essere una cosa importante in qualsiasi azienda di produzione alimentare, non necessariamente soltanto quelle che si occupano direttamente della parte di carni, dell'utilizzo delle carni. E poi ci sono anche benessere legato alle persone. Il fondatore di Bridor, Mr. Leduc, ha un motto: l'uomo è l'unico valore importante. Questo per rimettere un pochettino l'uomo al centro. La produzione industriale è stata ed è ancora fatta tanto dalle macchine, l'innovazione è stata anche portata attraverso le macchine. Però la cosa bella che oggi possiamo vedere è quanto ancora il ruolo delle persone, con tutto il know-how che già loro portano e tutto quello che possono acquisire durante la produzione e tutto l'approccio legato al mondo industriale, tutto quello che è il vantaggio che possono portare. In più pensiamo anche allo stesso rispetto delle persone, l'integrazione all'interno di una realtà lavorativa, la formazione che le aziende si devono impegnare a fare, quanto queste cose possono migliorare l'aspetto della vita lavorativa. E proviamo a pensare quanto è bello vedere una persona che lavora all'interno di un'azienda, in qualsiasi ruolo esso sia, essere entusiasta e parlarne bene e creare interesse poi rispetto a quell'azienda. È sicuramente un valore importante e che rende sostenibile anche l'azienda da un punto di vista sociale e umano. E poi pensiamo che queste persone e le aziende possono fare rete. Questa è una parola che ha utilizzato anche prima Matteo, che è un concetto molto importante che viene portato avanti in università: la connessione tra le realtà. Oggi più che mai bisogna aprirsi e cercare di condividere quelli che sono i propri principi e cercare delle aziende o delle istituzioni, dei centri di ricerca che possano comprendere queste dinamiche e insieme svilupparle e creare dei progetti volti all'innovazione, alla sostenibilità, volti un pochino a tutti quei termini che abbiamo snocciolato fino adesso e anche quelli che andremo a snocciolare ancora. Pensiamo poi all'innovazione e quello che potrebbe suonare un pochettino come un suo contrario, la tradizione. Il motto di Bridor è artigiani nel prodotto, industriali nella gestione. Questo ce la dice lunga di come un'azienda di produzione debba guardare indietro e guardare avanti, prendere dal passato e dalle tradizioni tutto quello che di buono e di importante c'è, siamo il frutto delle nostre tradizioni, e innovarlo nel rispetto sempre delle tradizioni stesse. È solo così che potremo continuare ad avere prodotti di qualità. Perché alla fine tanto si parla di qualità, ma quando ci si ferma poi a pensare, non si pensa quanti aspetti possano definire un prodotto di qualità. Pensiamo anche solo il rapporto stesso anche con l'ambiente.
Abbiamo visto prima il legame col territorio, ma anche l'impegno nella protezione dell'ambiente. O pensiamo anche solo ai numerosi talk che ci sono stati anche prima del nostro, legati allo spreco alimentare. Lo spreco alimentare è una pratica che non è più consentita, non è più corretta e sempre più è un punto di allarme. E quindi l'impegno che le aziende industriali possono mettere per ridurre lo spreco alimentare, quelle che possono essere le azioni anche in linea sia di produzione per ridurre quelli che sono gli sprechi, sia a fine linea per cercare di riutilizzare o comunque scartare nella maniera corretta. Pensiamo anche a quanto importante sia per l'ambiente la scelta degli imballaggi, quindi anche l'utilizzo di un minor numero di imballaggi o comunque sia nella maggior parte dei casi che siano facilmente riciclabili, perché tutto deve poi poter ritornare a una vita e l'impatto ambientale che i nostri prodotti devono avere deve essere minimo in modo tale da poter essere sostenibile. In più, un'ultima parola che sempre si lega un pochino sia all'ambiente, ma soprattutto alle persone, è legata alla salute. Oggi più che mai i prodotti devono essere buoni e devono anche fare bene. E quindi in quest'ottica possono esserci tante nuove sfaccettature. Una che mi è venuta in mente, e scusatemi se a questo giro utilizzo un termine inglese, anche se penso che non ci sia a volte necessità di usare troppi inglesismi, perché riusciamo a capirci bene anche con delle parole semplici, è il termine clean label. Avevo parlato poco prima dell'etichetta, dell'importanza delle informazioni sull'etichetta e proviamo a pensare quanto può essere performante per un'azienda proporre un prodotto che nell'ingredientistica riporti solo degli ingredienti che siano facilmente comprensibili dal consumatore, degli ingredienti naturali. Quindi quelli che possono essere gli ingredienti essenziali. Può essere sicuramente un punto molto importante e un punto molto a favore nello sviluppo di nuovi prodotti o comunque sia nell'ottica di avvicinarci sempre più a quelle che sono le necessità del consumatore. Tutto questo intreccio di parole apparentemente semplici ci fa pensare però quanto possano essere ricche di significato. E quindi per riassumerle, volevo chiudere con un breve aneddoto di quello che mi è accaduto giusto ieri in un incontro, in una presentazione, perché oggi più che mai è sicuramente complicato incontrarsi, abbiamo ancora qualche piccola possibilità di farlo, di poter presentare i prodotti e di poter scambiarci delle idee, delle opinioni. E dopo aver presentato i prodotti e aver parlato anche con alcuni dei termini che ho condiviso con voi fino adesso, la cosa bella è stata che uno dei miei interlocutori si è voltato, mi ha guardato e mi ha detto: ma lo sai che queste parole entrano sempre più nel nostro linguaggio e devono entrare sempre più nel nostro linguaggio commerciale? E questa è stata una piccola vittoria ed è un piccolo messaggio che vuole essere per tutti di poter guardare in maniera diversa i prodotti e soprattutto di domandarci cosa possono fare le aziende e che cosa già fanno, perché tanto viene già fatto, e quindi prestare maggiore attenzione a quelle che sono le comunicazioni in ottica sia di innovazione, di tradizione, di sostenibilità e di tutti quegli aspetti che vanno sicuramente sottolineati. Bene, grazie Erika. Credo che questa analisi sia stata molto interessante e credo che queste parole poi debbano entrare sia nella realtà industriale come quella da te rappresentata, ma anche nelle realtà più piccole, perché comunque sono parole che possono essere un punto di partenza e anche nel racconto, quindi di chi poi è davanti e si trova a rapportarsi con il consumatore deve raccontare quanto è buono il suo prodotto, da dove viene, quanto è sostenibile. Quindi veramente grazie. Grazie a te. Ringrazio Grazie anche Matteo Doveri per il quadro che ci ha fatto anche di quella che è la vostra realtà. Invito ovviamente a seguire i vostri contatti per chi volesse approfondire ulteriormente l'argomento e saluto tutte le persone che ci stanno vedendo in questo momento da SIGEP Expo. Grazie e buon proseguimento. a voi. Grazie a voi.